Signori e signori, madame e messie, sono elegante davanti a voi, voilà, figa, per parlare di un gran cambecchino e il suo nome è Calvo, Calvo. Ragazzi, quanto mi mancate nelle live. Non mi dilungherò più di tanto del perché non le facciamo più, o per meglio dire, perché io avrei detto, le facciamo, ma poi non riesco a farle, ma ci vogliamo godere questo game. Un game che parte subito con una mappa, no? Bella particolare, bella strange, bella Doctor Strange. Vediamo immediatamente che a differenza di delle mappe classiche abbiamo a che fare con gli elefanti. Se non vado errato, gli elefanti hanno anche più carne, fanno più danno e hanno più resistenza, no? E questo è un fattore che non dovete scordare. Questi piccoli fattori, questa minuzia, potrebbero però rappresentare per voi delle differenze di approccio per quanto riguarda appunto il carvare le risorse. Ormai tutti dicono: no, prendi, fai le pecore, fai la pecorina, no? Fai la pecorina e poi vai verso i cinghiali. Ma ovviamente, cosa succede? In questo caso, hai qualcosa di più resistente che ti dà più cibo, che non puoi lasciarti sfuggire. Ecco, giusto per parlare di cose particolareggianti da fare e cose particolareggianti da evitare. Oh, porca mignotta, appunto per questo dicevo, bisogna stare attenti perché sennò poi. Ma io, di che. Ma io questi game li vedo prima di portarli a voi. No, no. Attenzione, salva di frecce per il piccolo cinghiale, per il piccolo cinghiale, no? È un elefante che comunque gli porta via un abitante al nostro Pitrori. Io credo che il nostro corvo sia Nokai, perché se è il blu, io potrei dare qualche parolaccia al nostro amico Corvo. Ah, altra questione importante, mi raccomando, scautate bene in giro e non dimenticatevi neanche queste tipi di risorse. E soprattutto evitate questo vabbè, Corvo! A Corvo! Non mi dire che sei andato lì a prendere quello. Queste sono le risorse, le prime tre risorse di legna. Mi sembra un fazzolettino. Prime tre risorse di legna che dovreste andare a recuperare, ok? No, questa roba qui, per piacere, eh. Ah, miseria, gli è andata bene, ha fatto giusto, ok? Certo è che occio, perché appunto se la rischia. Altra questione, perché il Corvo è comunque un player che noi conosciamo, amiamo e apprezziamo. Occio, a dove è posizionata le case? In questo caso, Briotri, Biotri, beh, insomma, quello che finisce con 69. Usa gli unni, no case. E anche questa cosa io vorrei buttare giù un tips, no? Un'idea, un. Mappa grande, gli unni non hanno le case. Se noi utilizziamo Scout Rush o Archer Rush, non hanno molta possibilità di nascondersi dietro a qualcosa. Potrebbe essere la civiltà giusta con la quale fare un. Serve tutta questa cattiveria contro questo povero cavallino. Comunque sia, potrebbe essere davvero la civiltà giusta con la quale provare a fare dei rush, esercitarsi. E appunto abbiamo visto il perché, appunto. Causa, effetto. E
A questo punto sono un po' indeciso, costernato, perché da entrambi le parti abbiamo dei problemi. Non si capisce perché, bisogna spiegare il perché, e questo proprio logicamente non riesco a capire. Questo non lo riesco a capire. Vabbè, ma la morte con l'elefante, vabbè, ci sta. Ma appunto è perché magari si è talmente presi, no? Talmente è normale agire sul cinghiale che quando ti si presenta il rinoceronte o l'elefante, qualcosa, un equilibrio estremamente labile si rompe e quindi si va a perdere un abitante del villaggio. Sì, troveremo un nome per questo game. Comunque è Habu Bub. Bub. Bub? Ma se ci metto una S diventa Boobs. Che non vi dirò che cosa sono. Non li cercate in presenza di vostra madre o della vostra ragazza, perché Google, se no, vi presenterà delle volgarità non da poco. C'è da pensare alla posizione delle case, ma soprattutto c'è da pensare alla posizione di cosa vogliamo fare, dove vogliamo andare, cosa vogliamo attaccare. Doppia scuderia per 69. No, sicuramente non è intelligenza artificiale, no, I can. Questo è il punteggio, non stanno giocando un ranked, entrambi al 12° minuto. Sono già all'età feudale. Scusatemi, non ho neanche notato che erano all'età feudale. Perché, oh, ragazzi, a parlare, a fare, a muoversi, a gestire tutto, mica facile. Ok. Vedete, qual è il punto? Qua. Voglio un attimino, no? Inquadrare solo questo. Giusto per farvi capire del fatto che sì, fare podcast, ma allo stesso tempo, avevo detto dopo alloggiamento, no, alloggiamento e scuderia, scusatemi, di come appunto il fatto che gli unni non abbiano una casa in qualche modo rappresenta una mancanza di una barriera, di un'abitazione che faccia un muro, anche solo temporaneo. La casa potrebbe essere il muro temporaneo adatto per evitare di fare le palizzate. Ecco, nel caso degli unni, fare le palizzate è ancora più importante perché guardate quanto è vuota. Guardate quanto lo spazio di arrivare da qua a qua per salvare questi abitanti è importante. Guardate dove bisogna andare a prendere. Qua Piotri fa qualcosa di diverso e allo stesso tempo che potremmo utilizzare in una strategia. Ed ecco perché è importante lo scouting. Ma immaginatevi per puro caso di fare uno scout rush. Arrivi da questa parte, li mangi. Troppo alla distanza per poter far arrivare le truppe. Troppo alla distanza per salvare tutti questi abitanti. Gli manderesti giù la macroeconomica di 6 abitanti del villaggio, in men che non si dica. Loro non riuscirebbero a ritornare fin qua. Quattro cavallini, secondo me, potrebbero essere cosa buona e giusta. Inoltre, con una mappa del genere, arrivare da qua o arrivare da qua o arrivare da qua. Ok, qualcun altro vuole utilizzare la tecnica Rush, ma in questo caso Nokai è molto, molto più veloce. Questi arrivano subito qua. Questi sono dentro il centro città. Qua la posizione, le case, vedete, creano una sorta di barriera. Che forse salva, che forse no. Ma che, oddio, se li fai uscire. Ok, li volta. Bravo, Nokai. Gli volta, volta intorno. Va verso il cavallo che va a fare una gangbanga. Gangbanga, gangbanga, giù il cavallin, giù il cavallin, giù il cavallin. E questo rush, ecco, vedete? Tre cavalli contro
5 abitanti del villaggio. Si girano e li fanno fuori. Ed ecco quindi che anche in questo caso è importante comprendere la proporzione di chi devi attaccare. Non questi, più questi. Il numero minore, ovviamente, e il più lontano possibile anche dalla loro zona. Se il player è bravo e quindi si volta e non lascia scappare l'abitante del villaggio e quindi si volta, sono capaci tranquillamente gli abitanti del villaggio in quest'epoca di uccidere un cavallo. Ed è molto importante anche, se noi vogliamo portare avanti un attacco del genere, anche puntare a fare degli sviluppi dedicati. Il che questo vuol dire anche rigestire la parte economica. Attenzione, perché vi sto chiedendo di fare 75, 75, 75, 3 cavalli, più quello vostro di scout, più di mettere subito in campo una buona 200 unità di cibo per potenziarli, perché sennò la fine che fate è proprio questa. Altrimenti, se questa tecnica per voi è troppo difficile, puntate a una civiltà con gli archi. Coadiuvati da qualche picca. No, dove andate? Tornate indietro. Bravi ragazzi, bravi ragazzi. No, niente. Che succede? Nokai, che fai? Non dirmi che li hai mandati qua per sbaglio con un misclick. Bello, bello, anche questa formazione è molto buona, protegge molto bene quest'area, quest'area è molto indifesa, è un miracolo che non ti abbiano attaccato da qualche altra parte, che non scouti in qualche altra maniera. Un po' disastrato Nokai nel muoversi. Truppe molto sciolte, ognuno per i cavoli propri. Non l'avrei fatta qua, l'avrei fatta qua. O comunque qua, in modo tale da proteggere questo. Qui serve? Non serve? A che serve? Ah, che uno fa così, Motivazioni del perché mettere le cose in quella questione. Ma perché mi pusha? Ma se uno è vagamente intelligente fa così. Se uno è vagamente ha vagamente competenze di scout, queste te le fa fuori. Troppe molto sparse, molto girovaganti, che girano in una situazione, in un ambiente, senza un obiettivo ben definito. Ragazzi, allora. Ottimo. Giù di struzzi. Io credo che lui abbia rilasciato un come punto di ancoraggio delle truppe una zona qui. Vediamo. È che non posso vederlo con la regia. Peccato. Attenzione, attenzione. Attenzione. No! La gangbang con cavallina. Quella era cicciolina. Ora la situazione è gravida. Ora la situazione è gravida perché i cavalli sono un po' di più, perché hanno un più uno, perché gli abitanti del villaggio ora sanno che davanti a questi cavalli moriranno molto veloci. Sta facendo davvero un bel disastro questo Piotr 69, un bel disastrous. Siamo già a ben 7 kill, no, scusatemi, ecco kill 3, ok, tre abitanti del villaggio, questo in qualche maniera, vedete che corrispondono, questo vuol dire che due player dal punto di vista dell'economia, di come si gestiscono, sono praticamente identici, quasi speculari. Attenzione! Truppe che girano senza ancora, e continuiamo ad averle senza un buon senso di... Perché state girando così tanto? Dove state andando? Perché un gruppo non arriva qua
e un gruppo arriva qua, perché continuate a farvi maciullare? Siamo già a 5-6 abitanti del villaggio uccisi. Guardate che un abitante del villaggio ucciso vale molto di più che se non perdere un cavallino, eh? 14 truppe uccise. Tanta roba. Tanta roba. Con poco esercito, tanto danno. Guardate l'esercito, 4-17, 4-18. Con poco esercito, tanto danno. Male questo, no good. Anche se adesso c'è un distacco. C'è un distacco dal punto di vista importantemente tecnologico. Età dei castelli contro età feudale potrebbe davvero significare tanto dal punto di vista tecnologico, tanto dal punto di vista delle forze, tanto dal punto di vista delle strategie e delle possibilità. È il momento di buttare giù immediatamente un laboratorio d'assedio e spingere. Spinge, amico mio. Spinga, signora. Spinga. Non tornare indietro. Ma porca puttana. Quando dovete tornare indietro, non tornate indietro. Quando dovete spingere, non spingere. Signora, spinga. In questo preciso momento... Occhio. Questo preciso momento... Guarda. Guarda la differenza di età. Tu non lo sai che lui deve passare oppure no all'età dei castelli. Ma quando siete all'età dei castelli, abbiate subito la strategia per utilizzare al meglio l'età dei castelli. Aver fatto immediatamente l'upgrade di queste unità, fantastico. Si stanno dentro la vostra cazzo di base. Andò cazzo, li utilizzate. Bravi, bravi ragazzi. Lui ha più punti perché ha più kill, 20 su 7. Nokai sta andando davvero male. Nokai è davvero... Cioè davvero... davvero è sfasato. Senza essere offensivo, Nokai non... A questo punto credo che non sia il corvo. Ma è davvero sfasato. Non c'è un punto logico. Non capisco il perché, il per come. Sta davvero perdendo, essendo sopra di lui dal punto di vista tecnologico. Non è riuscito a mettere qua una palizzata, a chiudere, a fare una torre. Eppure le risorse ce le ha. Manca di... Perché lo faccio? Perché lo sto facendo? In preda al momento di caos... È proprio in preda a un momento di caos generato, pensate, da solo 4 cavalli. Avete capito di come la posizione giusta, la truppa giusta, il leggere la mappa, non so se poi l'ha letto oppure no, il corvo, per l'amor del cielo, il girare intorno, il colpire e scappare, il... Il mai mollare la presa Age è un gioco molto psicologico, ok? Non ci scherziamo su questo, ok? Inutile dire counter, no counter, sì, importantissimi indubbiamente, ok? Le basi del gioco bisogna saperle. Ma se noi continuiamo a far fuori così tanti abitanti del villaggio al nostro nemico, questo, guardate, va nella pappa del cervello più assurda, ok? Perché abbiamo praticamente da parte di Nokai zero di produzione di legna. Abbiamo da parte di Nokai ben 19 abitanti del villaggio maciullati. Vediamo Nokai che vuole la legna, non può andare avanti. E tutto questo perché l'abbiamo pressato. Non è riuscito a trovare la strategia giusta perché era pressato. Ovviamente la strategia giusta viene anche dalla gestione di questi momenti, neanche a dirlo, ok? Una cosa è collegata con l'altro a doppio filo. Però guardate di come fagli perdere semplicemente la linea. Continuare a
ad attaccarlo e lui perde, non si rende conto di avere a disposizione legna dietro di sé, non si rende conto che basterebbe una palizzata e una torre dietro di sé, non si rende conto di avere delle truppe, di poter flancare, di poter macinare numeri enormi di kill dietro di sé, non si rende conto di dover produrre delle unità dedicate per far fuori solo queste truppe. Questa, ragazzi, è pura ansia da prestazione. Pura ansia da prestazione. Completamente, io lo vedo. L'uomo sta sudando. Questo è troppo forte. Non ce la posso fare. Quando invece Piorotri è aperto come una vongola. Puoi attaccarlo dove vuoi e ti basta poco per fermare queste truppe. Truppe che vanno in giro. Ansia da prestazione a pieni polmoni. Guardate dove vanno! Guardate dove vanno! Quest'ansia da prestazione cosa sta facendo? Io sono contento, indubbiamente, che il nostro amico abbia vinto, nonostante l'abitante del villaggio morto con l'elefante, perché appunto, ribadisco, magari lo fa talmente tanto col cinghiale che avere una... un animale da carvare leggermente diverso, con delle statistiche leggermente diverse, lo manda in confusione, appunto uscire dalla normalità, ed è quello che poi ovviamente vi blocca per andare avanti. Ma qui abbiamo davvero un'ansia importante da parte di qua amico mio Nokai. GG, torna indietro. Dai, non è a posto. È a posto così, amico mio. E credetemi che Piotri sta andando fin troppo lento per i miei gusti. Fin troppo pacato. Usi solo cavalleria e sì, è poco altro. Anche dal punto di vista della macro. No, dal punto di vista della macro sta anche crescendo. Fatemi vedere le statistiche. Guardate che erano abbastanza in equilibrio fino al 12° minuto, eh? Tutto questo lo dobbiamo, questa vittoria la si deve soprattutto a un'ansia da prestazione da parte di Nokoi, ma soprattutto da un'unica vera truppa. I cavalli che hanno agito nel punto giusto, nel momento giusto, costantemente facendo cadere il player nel terrore, nell'indecisione, nel non avere più un'indicazione bella precisa di cos'è causa, effetto, che cosa deve essere fatto per contrastare quel momento. Quindi la lucidità del momento è completamente, totalmente mancata. E quando è mancata la situazione, come vedete, si è completamente, importantemente ribaltata. E guardate che dal punto di vista militare ha vinto il blu, eh? Queste sono le truppe militari. 6, 15. Se dovessimo vedere semplicemente la stat, non andava bene, ok? Ecco perché ritengo Age, ma soprattutto ritengo queste botte d'ansia, e ritengo soprattutto che vivere questi momenti sia la cosa più importante che dovete assolutissimamente fare. Ringrazio, a parte questo, ringrazio ovviamente il nostro Corvo di avermi mandato il video. Spero ovviamente di vedervi in un prossimo vostro replay. Il video, se non vado errato su come fare, mandarmi il replay, l'ho fatto, l'ho rifatto. E che dire, ci vediamo col prossimo video, sui prossimi video qua su eSport. Basta, non so più, ho fame, basta. Alla prossima, ciao!